hanno deciso di incatenarsi davanti alla sede dell'INPS per far sentire così il loro grido di protesta. Si tratta del movimento Braccianti Forestali Sifus, che rivendica il proprio diritto al lavoro. Non si può condannare nessuno se prima non gli si dà la possibilità di difendersi davanti al giudice, dicono i lavoratori, circa 5.000 ai quali verranno tagliate le giornate lavorative. Chiedono che i controlli ispettivi dell'INPS vengano effettuati durante il rapporto di lavoro, di sentire tutti i lavoratori e non solo un campione di essi, e di non procedere alla cancellazione delle giornate dagli elenchi anagrafici, se questo non è emerso da una sentenza pronunciata dal giudice del lavoro. Perché noi siamo perché i controlli vengano effettuati in corso d'opera. E quando vengono effettuati in corso d'opera, l'INPS conosce perfettamente l'allocazione dell'azienda, il numero dei lavoratori che in quell'azienda lavorano, le ore lavorative che questi lavoratori appunto effettuano, si può verificare pure se c'è il lavoro in nero. Perché l'INPS non fa i controlli in corso d'opera? Ma continuerete ad oltranza? È chiaro. Oggi siamo il gruppo dirigente provinciale del Movimento Braccianti e Forestali, che ci incateneremo qui fino a quando da parte dell'INPS non vedremo delle aperture. Ma è chiaro che ci stiamo organizzando in tutti i comuni bracciantati della provincia di Catania con assemblee eccetera eccetera, perché come dire, vogliamo coinvolgere i lavoratori e non vogliamo che venga perpetrato questo maltolto.